soltanto sognare individualmente, non possiamo sognare in gruppi. E quindi la che la scuola insegna è che nessun aiuto può venire dall'esterno. Quindi un imprenditore deve sapere che è solo. Questa è una realtà. L'imprenditore deve sapere solo e non si può appoggiare a nessuna associazione per difendersi o per proteggersi. L'imprenditore deve avere in se stesso una certa, non so se pronuncio bene, sovversività, è così, sovversivo. Deve è sempre on the edge. L'imprenditore deve amare essere su quella thread, quel filo, come posso dire, che è molto molto rischioso. Quindi il rischio è una delle qualità che l'imprenditore deve usare, perché noi non possiamo essere imprenditori e sentirci sicuri attraverso un'associazione di imprenditori o di giovani imprenditori o attraverso le leggi che il governo emana, eccetera. L'imprenditore deve cercare dentro di sé una integrità che gli permette di alzarsi al mattino e non aver paura di quello che succede fuori, perché quello che succede fuori, di bene o di male, riflette perfettamente quello che siamo. L'imprenditore si deve essere molto attento a cosa succede dentro di noi, perché la realtà fuori di noi e i nostri stati d'essere sono una sola cosa, non sono realtà separate, sono una sola cosa. Se noi sappiamo agire sui nostri stati d'essere, non so se sono chiari, se noi sappiamo padroneggiare i nostri stati d'essere, gli eventi fuori di noi possono soltanto riflettere come uno specchio, senza un granello di polvere. Il mondo è all'ingrato compito, mi scusi se mi dice il suo nome, Vittorio, il mondo esterno, lei è napoletano e quindi è il filosofo di nascita, quindi, grazie. il mondo esterno ha l'ingrato compito di riflettere perfettamente, impeccabilmente quello che siamo. Quindi qualunque cosa succede nella realtà esterna sta perfettamente mirroring, specchiando quello che noi siamo dentro. Questo è molto difficile accettarlo, perché è più facile accusare il governo per la propria inettitudine, incapacità, o nostra moglie, o nostro marito, o i figli, o qualche competitor che può essere aggressivo nei nostri confronti. Pensiamo che ci sia un'ingiustizia nel mondo, e invece noi dobbiamo essere capaci di capire che qualunque cosa succede nel mondo ci sta soltanto dicendo la verità. E io ho avuto dei momenti molto difficili in Italia, per cui ho deciso di vivere molto di più a Londra che in Italia, pure vivo in Italia, sono sempre cittadino italiano. E cioè, io ho avuto un momento molto difficile, però quel momento è stata una grande opportunità,
Cioè, non c'è un qualche cosa che avviene nel mondo esterno che non ci stia dicendo qualcosa di importante, qualcosa da mettere ordine nei nostri stati d'essere, nel nostro, quello che noi chiamiamo il mondo interno, interiore. Quindi anche un attacco dello Stato italiano, tanti anni fa è successo alla mia scuola, che da 12 campus ne stavano diventando addirittura 24, in Italia soltanto e altri all'estero. Arriva un attacco dallo Stato italiano che impedisce questa crescita. Io devo ridurre tutto in tre sedi, Roma, Firenze e Milano, e avere uno scontro con lo Stato italiano in Europa. Lussemburgo, dopo un anno di tra avvocati, io vinco la causa, perché io avevo portato in Italia la laurea inglese, quindi era una rivoluzione. E una trasmissione televisiva ti attacca e dice: questa laurea non ha nessun valore qui in Italia. Io il giorno dopo perdo 1200 genitori, 1200 famiglie, 1200 studenti, il giorno dopo. Quindi che cosa succede in un paese? Ora io dico, io potrei accusare lo Stato di ingiustizia, di essere superficiale e di non curare i propri cittadini, di non permettere delle grandi idee come la European School of Economics di realizzarsi in un paese come l'Italia, dove l'education, lei sa molto bene, è molto povera. Quindi che cosa succede? Io ne ho colto l'opportunità. Ho fatto un'inversione di marcia verso una U-turn verso me stesso, e ho visto che c'erano delle cose che mancavano. Non erano nella parte accademica, erano qualcosa che mancava in me. E lo Stato, o l'attacco di un competitor, perché lo Stato è un competitor nei confronti della European School of Economics, ha fatto il suo lavoro, il suo dovere, quello di difendere lo Stato italiano da un attacco, anche se intelligente, da un attacco che possa venire da una scuola inglese, e quindi trova tutti i modi per eliminarti. Ecco, da quello è nata una grande, veramente una grande scuola. Una scuola che oggi non può essere più attaccata. Quindi, perché in me, fondatore e presidente della scuola, sono successe delle cose, sono andato attraverso dei momenti difficili che, quando vengono risolti dentro, l'esterno ci dà sempre ragione. Arriva la soluzione, arriva la guarigione, arriva la salvezza. Quindi questo dico. Un imprenditore deve essere preparato agli attacchi, perché non c'è nessun imprenditore che non abbia subito attacchi dal mondo esterno, ma noi dobbiamo vederli come opportunità, e questo ci viene insegnato. Io so perfettamente che ognuno di voi sa già queste cose, io non devo insegnarle queste cose, noi le dobbiamo soltanto ricordare. Noi dobbiamo soltanto così focalizzarci su certe situazioni che sembrano private, sembrano situazioni che succedono dentro di noi e che nessuno sa niente. Invece tutto quello che ci succede dentro avviene fuori, nel tempo, quindi con il fattore tempo, ma tutto quello che noi siamo succede fuori. Quindi c'è una legge che è nel libro, che le troverà nel libro, che mettere l'avere e l'essere insieme, avere è essere, nel senso che lei può avere soltanto ciò di cui è responsabile, non può avere di più, non può avere di meno. Quindi
la responsabilità interiore, quella di essere in assoluto in assoluto charge, io dico, assoluto, come si può dire, essere padroni assoluti del mondo, nessuna smorfia interiore possa sfuggirci, questo permette il successo ad un uomo. Quindi noi dobbiamo stare molto attenti a delle negatività che ci succedono dentro, non perché noi possiamo trasformarle, è impossibile trasformare un momento di paura, lei ci può impiegare una vita, è impossibile, noi possiamo soltanto esserne consapevoli, e questo è il segreto dei segreti, Vittorio. Il segreto dei segreti è quello di essere consapevoli di quella smorfia che ci portiamo dentro, di quel dolore che ci portiamo dentro. Consapevole significa osservare, niente di più. Osservare che noi siamo in uno stato, diciamo, negativo, di paura o di dubbio o di preoccupazione. Osservarlo soltanto è miracoloso. Okay. Questa è la mia esperienza. Grazie. Grazie, Vittorio. Grazie a te. Grazie. Ok, io credo che possa bastare. Non abbiate timore di chiedere, perché noi possiamo anche chiedere un problema personale. Ecco, io dico, se questo è l'inizio, sarebbe bello se possiamo continuare questi incontri. Io però verrò personalmente ad incontrarvi e voi vedrete che verranno fuori delle idee incredibili. E sapete, a volte anche di certi problemi, che sono a volte problemi che vengono dalla politica, dal governo, da competitors, dall'esterno, dall'esterno.